E con noi il centrocampista Nicola Daddario. Ciao Nicola. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ciao, allora, Nicola. Ehm, ecco, prima di parlare un po' di quella che è la tua esperienza quest'anno al Gravina, tu comunque io sono sicuro che tu segui il Bari. Eh, poi ti chiedo che diati si è fatto quest'anno perché tu l'anno scorso, eh, per chi non lo sapesse, comunque in primavera ma spesso io ti ho visto in panchina soprattutto nel, nel momento in cui mignani non eh, ecco, aveva qualche problema di infortunio ti ricordo a palermo se vado errato quindi hai vissuto un altro clima um, ti chiedo invece adesso che, che idea ti sei fatto di questa stagione tribolata guarda adesso la, la stagione come stiamo vedendo tutti è difficile la cosa che penso è che ora deve uscire fuori il gruppo, soprattutto in quest'ultima quest fase. Il gruppo deve uscire e deve fare le, le prestazioni che tutti i tifosi richiedono, quello penso, perché rispetto all'anno scorso, l'anno scorso ho vissuto in un ambiente fantastico. Eh, con la città che spingeva, adesso lo fa, lo fa certo, però non, non con l'entusiasmo dell'anno scorso, ovviamente. E, niente, secondo me bisogna ricompattarsi. Si doveva fare prima, però non è, non è ancora detta l'ultima parola. Ecco, che, che momenti erano? Perché io ti ricordo pure, proprio nei giorni dei playoff, no? tu ti allenavi con, sì. con la. Sì, io sono stato aggregato sia in Serie C l'anno in, in cui siamo sì. saliti in B fatto un bel, un bel po' di panchine, era aggregato fisso con loro. E, e l'anno scorso, con, uh, con questo miracolo di, del mister Mignani, sì. sì. Ecco, eh, che, che, che clima respirai, Perché era, immagino per te va bellissimo. No? Sapere che il Bari si giocava i playoff la finale, eh, i giocatori stessi, i, i più grandi, credo che eh, voglio dire. No, e, e, e penso che il sogno di ogni calciatore viveva quei momenti. Certo, certo, il sogno di ogni calciatore, soprattutto di. Ti parlo personalmente, un ragazzo di Bari che indossa quella maglia. Indossare quella maglia per me è, è qualcosa di, di incredibile. Quindi vivendo quel momento con i playoff, con l'odore della Serie A che si avvicinava, eh, là in quello spogliatoio si respirava veramente un clima fantastico. Sì, sì. Ti chiedo, no, un po' quest'anno tanti tuoi ex compagni sono arrivati in prima squadra, ecco, l'unico che è sordito è Colangiuli, direi anche, non semplice sorvio, è proprio preso in considerazione, conoscendolo no, ti aspettavi che potesse bruciare le tappe in questo modo guarda eh, sinceramente eh, noi l'anno scorso eravamo un gruppo molto, molto unito molto coeso cioè ci impegnavamo tutti quanti tutti al 100% quindi chiunque chi, io mi aspettavo da chiunque facesse l'esordio anche quest'anno perché comunque quest'anno Davide viene da una stagione ottima con la primavera e secondo me se lo merita è un ragazzo straordinario sì, sì. Giovanni. Ma oh, guarda io concentrandomi invece su, su di te tu diciamo che certo. rispetto ad altri magari eh, aver, aver fatto diverse sessioni di allenamento con con i grandi ti avrà sicuramente aiutato nella tua prima stagione tra i professionisti e eh, però Comunque, sicuramente l'impatto. Poi io adesso ho visto che stai, stai giocando anche molto da titolare in Serie D. Comunque, in un, in un girone che è ostico, eh, immagino sia ostico. Si dice che sia ostico, e quindi certo. me lo confermi anche tu. Com'è? Com com come stai vivendo questa prima stagione tra i professionisti? Quanto è difficile? Se ti sei adattato, come va il percorso? No? Allora, come com ti ti ribadisco come ho detto prima. La, um, essendo stato con i grandi, ho vissuto comunque un, uh, un bel periodo, quindi con i grandi rispetto alla primavera è tutt'altra cosa, il calcio è un altro, un altro sport quasi. Quest'anno però viverlo da protagonista è dura, all'inizio è stata dura, però pian piano con i compagni mi sono legato molto e niente, ora sono molto più... Più tranquillo Sì, ecco voi quando aggiungo su una cosa, no, sempre riguardo a questo certo. argomento sentivo eh, l'intervista anche di D'Achille che tu vabbè, sicuramente conoscerai certo. in cui lui dice che eh, la grande differenza rispetto al, al calcio della primavera è, è soprattutto nel ritmo tu invece pensi Allargando un po' la domanda, che sia più complesso da un punto di vista fisico o mentale stare a quel livello? Per me stare a quel livello è totalmente mentale, perché fisico comunque, sì, anche il mentale lo alleni, alla fine più sali di livello, più, più si alza il livello appunto de degli allenamenti, di tutto. A livello mentale, devi essere, per stare lì, devi essere preparato, devi, devi tener botta a tutto, a qualsiasi cosa. Adesso, anche con i social, devi tener botta a tutti i tifosi, eh, tutto. tutto. Sì. Nicola, tu eri il capitano no? in primavera, quindi eri quel, quello che doveva dare l'esempio a tutti, doveva. Un po' gestire lo spogliatoio, invece adesso tu sei forse il più piccolo, no? quello che invece è lui quello che deve ehm, diciamo guardare gli altri, assorbire i comportamenti. E ti chiedo questo passaggio di, di ruolo. Allora, io l'anno scorso ero il capitano della primavera. quindi, è Infatti, colgo l'occasione per ringraziare il, il direttore per questa, per questa fiducia e il mister soprattutto. Eh, che dirti, io l'anno scorso come capitano dovevo, come hai detto tu, dare l'esempio sia in allenamento sia, sia nello spogliatoio ah. sia fuori, fuori dal campo. Adesso questo passaggio, essendo stato il capitano, l'ho vissuto meglio, sapevo comunque le dinamiche che il capitano eh, Chiara dia quest'anno deve, deve sopportare, deve, deve, deve svolgere. Quindi, sapendo già quelle dinamiche, so come comportarmi a differenza di altri ragazzi che non, non hanno avuto questa, 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 questo luxo, diciamo. Ecco, dove, dove, dove ti senti più cresciuto no, rispetto all'anno scorso? Se tu ti, ti guardi indietro, guardi oggi, cioè dove credi di, essere, di aver fatto quello step in più? Sicuramente come uomo. Come uomo penso che sono, sono cresciuto tanto e come, come dicevo prima secondo me sono migliorato tanto a livello mentale su, su, su tra virgolette i pressing del, de, dei social media, del, de, dei tifosi e sì... Questo a livello mentale, poi a livello tecnico, man mano, a livello tecnico, a livello fisico, più vai avanti con, con gli anni e penso che migliori man mano. Giovanni, allora per eh, darti la possibilità di presentarti un po' ai nostri ascoltatori, anche perché ricordiamo tu sei attualmente giochi nel Gravina, però sei di proprietà del Bari, sei in prestito da, dal Bari. Yeah. Sei un centrocampista, uh, correggimi se sbaglio, impiegabile sia come mediano, vertice basso, che come mezzala, giusto? Sì, sì. sì. Però, dici, che caratteristiche hai in qualche tuo modello di riferimento? Che tipo di giocatore sei, insomma? Guarda, allora, come, come giocatore, io mi ispiro tanto a Tony, Tony Cross, okay. se vediamo a livello, a livello mondiale. Per me è un giocatore stupendo. E come giocatore sono, preferisco il, il play come mediano basso, vertice, lo, lo preferisco però dove, dove mi impiega il mister, la do il 100% come mezzala, come ovviamente poi i movimenti a livello tecnico cambia quasi tutto certo. tra mezzala e play. Io preferisco più il play, essendo un giocatore più da palleggio, più con, con una visione di gioco più ampia e eh, eh, niente questo, questo penso di essere Se poi ovviamente sì sì diciamo che sì poi impiegato da mezzala diventa diverso la puoi spingere di più ti puoi attaccare poi arrivi più volte davanti alla porta e anche quello è un bel ruolo sì. e ci chiedono come è vissuto l'anno scorso No, voi avete perso no, la, la finale playoff col Palermo come, come, come si vivono <ride> tu, non solo il Bavi ha perso una finale playoff ecco anche voi nella primavera <ride> guarda allora l'anno la, scorso ti ribadisco è stato un anno, un anno magnifico con, con la primavera e, arrivare, arrivare in, in finale playoff era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti perderla è dura è stata dura da, da accettare però nel calcio è così vinci o, vinci o perdi devi devi dare sempre avanti sì. eh, poi tra l'altro ha detto che in quelle finali avete avuto anche delle infortuni qualche squalifica ricordo da Achille nella gara di vittoria sì. quindi un po' siete stati anche condizionati e, e anche in quella finale no, c'era con ne parlavamo prima. C'era l'Ops. Ehm, tu che lo conosci bene tecnicamente, Davide, perché lui lo, Iachini lo sta facendo giocare centravanti, no, e a me quella è la cosa un po' atipica. Perché lui è più un trequartista, un sì, esterno, quest'anno. Secondo te tecnicamente, lo vedi bene in quella posizione dove, secondo te, lui si, si può esprimere al meglio in questo contesto? Per me lui si, si esprime al meglio da trequartista, trequartista barra, barra esterno, più, più trequartista però perché c ha, c ha i suoi colpi di genio, tra virgolette. È, è molto forte tecnicamente, nell'uno contro uno salta l'avversario. Quindi, secondo me, e c'ha anche le imbucate, che è per il trequartista secondo me è fondamentale. Quindi, penso lo vedrei bene lì. Che cosa gli avete detto? Quando avete visto che è sortita a Modena immagino abbiate una chat di gruppo cioè che, 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 quali sono stati i commenti? Eh, era, eravamo eravamo siamo, siamo contenti tutti di quello, di quello che sta facendo e spero che, che continui così non, non solo per quest'anno per tutta la sua carriera spero continui a quei livelli cioè, in attesa di, degli altri, no? ti, ti aspetti da qui a fine stagione da Achille che possa magari in difesa, possa dare una mano? Sì, perché no. Eh, come, come, come Davide, lui è un ragazzo favoloso, quindi se lo merita. Se dovesse fare le sorti sarei veramente contento, anche per lui. Cioè, cioè, si vede che sei stato capitano, hai proprio parole... A miele, a miele per tutti io ho visto anche delle foto spesso di, di te con, con Lops che ha vinto eh, ieri ha vinto il campionato ed è un altro giocatore che noi personalmente abbiamo se seguito spesso e mh, riteniamo che mh, diciamo, lo dico io possa avere una, una, una buona carriera ecco, a buoni livelli eh, non so se tu sei della stessa opinione visto che conosci molto Certo, certo, come Colops è stato l'anno scorso è stato per me quasi come, come un fratello, ci, ci stimiamo tanto a vicenda e sono veramente contento adesso. Che comunque ha fatto anche lui l'esordio, sono contento che ha vinto adesso la, il, il campionato con la Cavese, e come gli altri, spero di vederlo ai livelli del, del Bari se non più in alto. Beh, il tuo sogno qual è? No, penso, vuoi emularli pure tu questi? Eh, il penso mio che sogno quello è... che ha fatto Davide lo, lo, lo vogliate fare tutti, tu più di tutti. certo. certo. Il mio sogno sin da piccolo è di indossare quei colori. Pur avendolo fatto nel mio piccolo, ho, sem ho sempre cercato di onorarla con la maglia e di difenderli quei colori e, e fare l'esordio, soprattutto al San Nicola. Per me sarebbe, sarebbe un sogno. Sì, sì. Giovanni, l'ultima domanda. No, sì, dato che comunque eh, poi ognuno ovviamente ha il suo percorso, tu ora sei tra i professionisti, ti stai consolidando come un titolare in una squadra di Serie D. E quindi um, a breve termine, quale step immagini per il tuo futuro? Cioè consolidarti in questa categoria, magari azzardare addirittura un salto? Cosa immagini per te? Io, io immagino sempre il meglio, ovviamente. Certo. E, eh, e Spero di fare il salto nei professionisti il prima possibile. Perché comunque eh, sì, è sì, una categoria. Una, una categoria tosta. La serie D, che però io ambisco ad altro. Vorrei entrare il prima possibile nei professionisti, e perché no? se il Bari me lo permette, il, di farmi il contratto da professionista proprio allo scadere del, del prestito a giugno. Il mm. tu, tuo contratto si sì, scade a, a giugno, quindi ecco. Sì, a giugno. Bisogna chiaramente poi valutarlo, però chiaro che ne, ne, ti, auguriamo, ti auguriamo il meglio. E, ah. Non so se è un'ultima curiosità o... A me, Cla, non ti ho sentito, scusami. No, ho detto se c'è un'ultima conversazione, se sennò... no. No, sì, io ovviamente mi accudo a ciò che ha detto Claudio e mi auguro di rivederti tra i professionisti in Serie C, però ti vedo anche piuttosto sicuro, quindi è importante che, non ho, che al tuo primo anno tra i professionisti tu ti senta già. Di aver assorbito il salto, di poter giocare tranquillamente in Serie D e di poter ambire alla Serie C, quindi nessun'altra domanda. Mi auguro semplicemente di no. tra, rivederti... tra l'altro. Scusa, mi si diciamo, Io a qualche partita di Serie D la vedo tu per confermarmi. Nel tuo ruolo, non ci sono under, cioè mh, nel senso, no, a no, centrocampo gli, gli under, cioè, non è un reparto. Questo vuol dire che mh, cioè, se, senza non è che. È un vanto però per, per essere titolare, che tu sei titolare al Gravina, in una squadra che deve salvarsi, quindi eh, che prescinde da, dal, dal minutaggio, ma ha ma, ma come principale obiettivo è il mantenere la categoria. Affidarsi in uno dei, dei ruoli principali di una squadra a un Ande vuol dire che questo eh, è sicuramente un giocatore che ha valore e che ha personalità, no? Lo dico io, <ride> sì. In Serie D spesso gli under li mettono sui, sui terzini, in porta. Oh. Certo, a centrocampo è difficile vederli. Io, io con, do il 100% ogni, in ogni allenamento e, e per questo io ringrazio anche il mister per la fiducia che, che mi sta dando. Sì. Uh, una cosa al volo, giusto per dato che stiamo parlando di campo dei giocatori con cui hai giocato, con cui ti sei battuto quest'anno, un po' il, il più forte con cui ti sei battuto per l'appunto? Per me il più forte in questa categoria è Nicola Loiodice. Ah, è st stratosferico come giocatore. Immaginavo, immaginavo. Gran giocatore. Eh, lo, dicono, lo dicono un po' tutti, da Gravina invece con chi ti stai trovando meglio, chi Guarda, io con, ti do dire la verità con tutti, mi sto trovando veramente bene, bene con tutti, sono dei ragazzi stupendi sia nello spogliatoio che a livello tecnico in campo, mi sto trovando veramente bene, sono, sono contento di questo. Sì, sempre parole da, da capitano, mi piace questo che, <ride> eh, non fai torte a nessuno, come deve fare un capitano. <ride> Allora, Nicola, ti, ti ringraziamo, è stato un grande piacere averti con noi e grazie, ti auguriamo di vederti, di vederti presto a Bave, ecco, perché io, non lo ripeto, non lo dico che sei qui, ma so che sei uno dei più dei, dei giocatori più interessanti del Vivaio, no? anche perché l'anno scorso non, non è che uno si allena in prima squadra a caso, no, ma sì. perché evidentemente la società no, o comunque gli allenatori ci credono, per Mignani è uno. Non è l'ultimo degli allenatori. quindi Mi dispiace che ne, ne parlammo una volta anche con Fioretti, che come te um, uh, è stato in, in panchina, no? che non abbiate mai avuto la gioia delle soglie, perché alla fine eh, forse è anche, non è un premio, perché ne, non, non, è, non è questione di dare premi, ma anche come gratificazione del fatto che siete allenati tutto l'anno, magari l'anno della Serie C, le ultime giornate. no? Ci speravate di, di poter eh, fare la sì, cosa, Sì, ti dico la verità, io ci speravo tanto nel, nell'esordio perché ti ripeto, fare l'esordio al San Nicola oppure in qualsiasi campo, però indossare quella maglia, la maglia della prima squadra, è una sensazione indescrivibile, soprattutto per me, un ragazzo barese cresciuto nel vivaio del, del Bari finire, finire così. Tutte le tappe percorse in questo, in questo settore giovanile finire con un esordio era, ci credevo tanto, però fa niente. Sicuramente ci sarà, ci sarà occasione, lo spero. Certamente, te lo auguriamo. Grazie, Nicola. Ciao, buon alla Grazie.